Questo video, effettuato sabato 23 giugno 2012, racconta l'inaugurazione del percorso subacqueo per non vedenti realizzato presso l'area marina protetta di Capogallo, un'incantevole località marina nei pressi di Palermo. Io, ma scusami, che ti fossi mossa bruscamente. Dalla sede dell'Orca Diving, situato presso il Charleston di Mondello, il gruppo si avvia al punto di immersione. Perché no? Perché insomma la barca mi serve per qualche... Per l'estate. Parla Giulia. Per a bordi quando si naviga nel mare, quando noi facciamo la palla Monte Carlo, ne raccogliamo insomma una serie infinita. Raggiunto il punto, i sub si preparano per l'immersione. Hola, se tira il punto. Sì. Il frigorifero che c'ho giorno fa per tutto dove si trova. Irko, poco fa gli ho stretto la maschera, vedi che è troppo stretta. La maschera è la costruzione. Dopo un ultimo briefing in acqua, i sub si immergono. Ci interesseremo a guardare qualche struttura nella rocca, cercando Dopo circa 50 minuti di immersione, il gruppo risale in superficie e a bordo dei gommoni raggiunge nuovamente l'Orca Diving. Rimarremo in posizione, ci sarà magari un qualche panino, qualcosa del genere, poi non ha paura dell'acqua, poi sono d'accordo. Poi mangiamo. Se ne parla, se male vedi. Parla Matilde. Ho lasciato il braccio. Sono in seno, è la leggenda metropolitana, porco cane. Invece di essere mangiata, ogni volta che ho messo un dito in bocca una murena, ma perché non ci sarebbe più niente di me e dentro? Guardi, come posso aiutare? Le murene non mordono, pare che hanno la bocca aperta così. Presso la sede del diving si trovano esposte le foto realizzate lungo il percorso subacqueo. Va bene signora, che dice quando gira la testa non è necessario. Parla Mario Perricone per il Diving Center Orca e l'ISDA Italia. Di riuscire a far andare sott'acqua sempre più ragazzi, sempre più giovani e soprattutto sempre più giovani non vedenti, che in questo momento non ci sono, non ci credono, perché non pensano sia una cosa irraggiungibile, e invece Ola, Nelle Sola e Matilde ci hanno dimostrato oggi che non è assolutamente difficile andare sott'acqua, che tutti possono farlo, soprattutto i non vedenti possono farlo tranquillamente, e quindi è un'attività veramente facile. Ce lo dimostra anche Giulia Di Piazza, che è stata così gentile da stare con noi tutto oggi in barca, anche se non si è immersa, e lei è una timoniera della natura, non vedente, quindi ci dimostrano questi ragazzi che quello che è il nostro obiettivo, cioè riuscire ad andare sott'acqua, è quello che leggiamo sulle nostre magliette oggi, cioè un mare per tutti, è davvero una cosa che si può fare. Io devo ringraziare Mirko Fava che è il nostro coordinatore nazionale del settore parasub, ed è stato lui a far venire qui Matilde Ola. Devo ringraziare Riccardo che ha approfittato di 5 minuti di pausa libera, davvero impegnatissimo, però dalla Sardegna ha staccato per venire qua ad essere qui oggi insieme a Gabrielino. Devo ringraziare tutti voi gli intervenuti per tutto quello che avete fatto oggi, perché ce l'avete permesso di realizzarlo. Mimmo per le videoriprese, Gaetano per le fotografie, tutti quanti avete dato a vostro modo, con la vostra partecipazione, un piccolo contributo.
Devo ringraziare soprattutto che, nonostante i mille impegni, è riuscito ad essere qua sia Francesco Cascio che Giovanni Mampillonia, e poi, che parlerà anche per noi, il mitico Roberto Lonigro, che ha contribuito a creare e fare tutta questa cosa di qua. Poi un grazie speciale a mia moglie e a mio padre, lo devo, perché se no non sarei riuscito a realizzare tutto questo. E Roberto, la scaletta la sbaglio sempre, no, perfetto, giusto? Perfetto. Allora, questa volta mi stranisce. Parla Roberto Lonigro del Rotary Club Palermo. Grazie per il minimo, ma se sul minimo mi preoccupo, perché di solito tutti i miti sono un problema. Grazie mille, come gli uomini si caratterizzano per le parole che usano, ma si evidenziano per le opere che fanno. Quando con Mario, quasi un anno fa, un po' meno, si cominciò a parlare di questa cosa, disse, però, interessante. Fammene parlare con un videoclub del Palermo Sud, perché la cosa mi piace molto. Siamo riusciti a terminare perché il delinquente mi aveva detto che ce l'avremmo fatta. No, tranquillo, non abbiamo fretta, 2 anni anche per realizzarla. Ho detto, vabbè, 20.000 euro in 2 anni si possono mettere insieme, vediamo di lavorarci. Quando poi, 2 mesi fa, guarda che noi a giugno inauguriamo, ho detto, ah però, soldi non ci sono. Bene, adesso vi siamo riusciti a provarvi, siamo riusciti a farvi e sono molto contento perché ancora una volta la società civile e tutti quanti noi facciamo parte della società civile ha dimostrato che se vuole, se si rimbocca le maniche, riesce a fare in maniera tale che la società possa migliorare. Madre Teresa diceva, per questo vi lascio, è una goccia nel mare, dove parliamo in mare, ma senza di questo il mare avrebbe una goccia in meno. Mi piace sempre, credo. Vi ringrazio. Francesco Cascio, presidente dell'ARS. Mi sono reso disponibile, ho voluto partecipare non soltanto quindi dando un patrocinio all'iniziativa, ma anche come bombolano, come sportivo, mi piace fare, che ha voluto prestare la sua immagine, il suo ruolo per questo tipo di attività. Quando Mario ne parlò alcuni mesi fa, onestamente anch'io ho avuto lo stesso tipo di reazione, cioè ma sei pazzo, nel senso che obiettivamente è una cosa complicata, facile da dire, complicata poi da mettere in pratica, non soltanto per il problema dei costi, ma anche per tutto quello che è la parte attiva, l'organizzazione attiva, insomma, dell'evento. Però credo che poi alla fine, insomma, tutto è andato per il verso giusto, ci siete riusciti, e credo che questo possa essere il primo passo per rendere veramente il mare fruibile a tutti. Mi auguro che questa iniziativa possa avere, per questo sono qui, la eco che è giusto che abbia, perché la possibilità di far fluire il mare ai non vedenti è una cosa straordinaria. Oggi l'abbiamo visto in diretta partecipando a questa immersione, credo che sia giusto poterlo in qualche modo amplificare quanto più possibile per far capire, che sentire, conoscere che a Palermo c'è chi fa queste cose, ed è giusto che queste cose si sappia in giro, vengono fatte in una realtà meridionale, molto spesso come dire, si pensa tutto l'opposto invece di quello che poi è la realtà. Quindi grazie a tutti. La consegna dei riconoscimenti alla simpatica Ola, all'intraprendente Giulia Di Piazza e all'energica Matid, a Francesco Cascio, Giovanni Pampilonia, ancora e sempre va. E Mirko Fava.